Arezzo ha attraversato tanti periodi belli e brutti, ma forse il periodo più interessante, che è stato anche il discrimine del destino di Arezzo, è stata la seconda metà del 200, i primi anni del 300. Anche perché in quell'epoca, oltre i conflitti con Siena e Firenze, la battaglia di Campaldino che segnò l'inizio del declino di questa città, avevamo una città fiorentissima che aveva già un'università, che aveva una struttura sociale particolarmente importante, che aveva ospitato il Papa di ritorno dal Concilio di Lione, che aveva cominciato a costruire la propria cattedrale, cioè era una città in grande movimento. E poi mi piacerebbe rivivere quell'epoca, perché credo che tutti coloro che sono innamorati della propria città e che hanno deciso, come ho fatto io, di dedicarvi un po' di vita e un po' di attività, vorrebbero avergliela potuta dedicare nei momenti più duri, nei momenti più importanti. E poi c'è un'altra piccola questione di carattere personale. Io sono un appassionato di Dante, lo studio in continuazione, lo recito, lo interpreto, lo spiego ai ragazzi. Dante in quel periodo capitò ad Arezzo, durante l'esilio, la prima parte dell'esilio, lui venne ad Arezzo ad incontrare dei parenti, a chiedere anche dei danari. E probabilmente, se fossi vissuto Arezzo, avrei potuto incontrarlo.